Il fatto di trovarsi insieme tra imprenditori, conoscersi, parlarci, è l'occasione, è stata l'occasione di fare anche delle proposte concrete a chi dovrebbe ascoltare, la politica e le istituzioni. Questa è una regione trainante, come ho detto prima, sicuramente ha bisogno di innovazione. Questa regione è soprattutto uno dei problemi del prossimo futuro, è la reperibilità di personale a cui noi stiamo cercando di dare una risposta a tutte le nostre aziende. Le sfide per il futuro sono principalmente indirizzate alla salvaguardia, come abbiamo visto, della nostra manifattura, che è una manifattura piccola e media di carattere fortemente familiare. In questi anni è riuscita a mantenersi competitiva tra le mille difficoltà che abbiamo visto, all'interno anche adesso di un'Europa che ha la necessità però di doversi dare delle regole un pochino più omogenee. Le grandi sfide per gli imprenditori in questo momento sono quelle di affrontare innanzitutto un rinnovamento dei rapporti con le istituzioni e con la pubblica amministrazione, che vuol dire anche abbattere i muri della burocrazia che continuano a vessare in molti casi le aziende. Poi liberarle ovviamente dai legacci del fisco e anche poi aiutare le aziende a progettare. Le sfide del futuro sono quelle che ci hanno sempre messo alla prova da tanti anni e noi la sfida personalmente ce l'ho da quando lavoro, perché viviamo sempre in un mondo di crisi qui in Italia, però questo è quello che non ci spaventa. Il nostro obiettivo è sempre quello di fare meglio, siamo ottimisti, altrimenti non faremo questo lavoro.